Futuro al lavoro, CGIL, CISL e UIL oggi alla Lamezia Terme per presentare la grande manifestazione del 22 giugno a cui sono invitati tutti i lavoratori ma anche i sindaci calabresi, i presidenti della provincia e anche i presidenti della regione affinché tutti insieme si lotti per avere legalità, infrastrutture ma soprattutto lavoro. Sì, oggi ci sono gli esecutivi unitari qui in Calabria di CGIL, CISL e UIL per la manifestazione del 22 giugno. Nel frattempo c'è anche oggi la giornata di sciopero nazionale della FIOM che si sta svolgendo a Milano, a Napoli e a Roma. È importante questa giornata perché noi vogliamo ribadire ancora una volta quanto è importante questa manifestazione a Reggio Calabria dopo 50 anni, una manifestazione nazionale che parla dei temi del Mezzogiorno, che parla dei temi del lavoro, che parla dei temi dello sviluppo. Noi vorremmo dare un segnale a questo governo che continua a dare segnali di divisione del Paese, cercando di fare una manifestazione che unisce il Paese. Ci vogliono politiche di investimenti pubblici per tutto il Paese e a Sud in maniera particolare. Occorre sbloccare i cantieri perché non si può andare avanti con cantieri bloccati. Noi abbiamo necessità in Calabria di avere un grande piano per il lavoro. Quindi diciamo che l'alta velocità non si può fermare a Salerno, che bisogna investire soprattutto sul lavoro di qualità, bisogna sconfiggere il precariato, noi abbiamo una situazione in Calabria di oltre 20.000 precari, bisogna lavorare per sbloccare le assunzioni nella sanità perché assistiamo giorno per giorno ad una sanità che muore, noi si stanno chiudendo ospedali, reparti, le ambulanze sono ferme, quindi ci vuole un grande piano Marshall per il Sud e il 22 di giugno noi chiediamo unitariamente al governo di fare iniziative concrete a partire dalla Calabria. Avete risposte da parte dei lavoratori più o meno quante persone vi aspettate a Reggio Calabria e che appello possiamo mandare a tutti i lavoratori precari e non affinché riempiano questa città dello stretto? Sì, deve essere una manifestazione di popolo, noi chiamiamo ovviamente, lanciamo un appello a tutti i lavoratori, ai giovani, ai pensionati, perché ci saranno migliaia di persone, ma abbiamo lanciato un appello anche ai sindaci, alle istituzioni, perché occorre in questa giornata dare l'idea di una Calabria unita, di una Calabria che vuole la libertà anche rispetto a quello che deve essere il lavoro. Sì, sicuramente sì, futuro al lavoro, molto azzeccato anche il tema che abbiamo scelto e quindi questo territorio ne ha veramente bisogno. E soprattutto l'altro slogan è uniamo il Paese, credo che il Paese, l'Italia è bella e unica e indivisibile, se vuole ripartire l'economia del Paese lo può fare, ha una chance in più se riparte il Meridione per quanto ci riguarda la Calabria. Abbiamo tante potenzialità inespresse, abbiamo tante ricchezze naturali, veramente quello che abbiamo poco bisogno è l'aspetto assistenzialistico e quindi anche questo vuole essere uno slogan, futuro al lavoro, un lavoro attraverso le opere, infrastrutture, quindi attraverso investimenti per ammodernizzare il Paese, creare lavoro ma creare anche crescita e sviluppo. Di questo c'è bisogno. La Calabria è un territorio molto fragile, pensiamo per esempio alla messa in sicurezza del territorio, alle aree interne che si stanno spopolando, i collegamenti dal punto di vista aviario, una grande infrastruttura non utilizzata adeguatamente, quello del porto di Gioia Tauro. Quindi ci sono veramente mille fronti per intervenire se questo governo ne ha la volontà. Noi abbiamo grande capacità, abbiamo grande volontà anche di confronto e quindi ci auguriamo che da questo punto di vista una volta tanto veniamo ascoltati. Noi abbiamo invitato tutti perché riteniamo che sia una giornata di mobilitazione della Calabria a favore di un rilancio del Paese attraverso il rilancio del Mezzogiorno. È una giornata che mette in campo UIL, CGIL e CISL puntando sulla regione che ha maggiori difficoltà. Credo che ci sarà una grande partecipazione perché è una giornata di tutti coloro i quali chiedono un cambiamento che parta anche dalla Calabria, un cambiamento nella politica, un cambiamento nella governance regionale, un cambiamento nella governance del Paese a livello nazionale. In periodi in cui si parla di regionalizzazione differenziata, noi riteniamo che invece ci sia bisogno di riunire le due parti di questo Paese che sono completamente distanti per quanto riguarda indicatori economici e sociali. Quindi noi invece chiediamo un grande piano di intervento nazionale a favore del Mezzogiorno che parta dai comuni, che parta dalle politiche sociali, che parta dai grandi investimenti infrastrutturali. Noi riteniamo che quella del 22 di giugno, così come accadde il 22 ottobre del 72, sarà una grande giornata che ricorderemo e quindi
mi auguro che ogni calabrese capisca che assentarsi da quella giornata, a perderci ci sarà il singolo cittadino che chiede invece un cambiamento. Quella giornata noi intendiamo partire, perché l'aspetto fondamentale è costruire dal 23 in poi quel piano che noi abbiamo messo anche nella nostra piattaforma nazionale, sottoporre a questo governo nazionale che non ha compreso qual è il giusto modo per far ripartire il paese. Un appello ai tanti precari che, diciamo, ogni giorno si lamentano perché continuano a perdere i lavori. Pensiamo ai nostri ragazzi che hanno dei contratti di 2-3 mesi. Li smuoviamo, li facciamo venire in piazza a manifestare oltre che a lamentarsi da un PC? Noi abbiamo messo in campo circa 200 pullman in Calabria tra UIL, CGIL e CISL. Ci sono molti giovani, ma molti giovani che partecipano al dibattito sindacale anche questa mattina. C'è voglia di partecipazione. Lo abbiamo visto sul piano nazionale nella straordinaria piazza del 9 di febbraio a Roma. Io credo che c'è molta voglia di partecipare, e c'è voglia di partecipare dai giovani. Tocca a noi certamente stimolare questa partecipazione, aprire le nostre strutture, aprirci al confronto, parlare con i giovani e non ai giovani, sentendo cosa pensano loro rispetto a quello che è il momento che stiamo attraversando. Però servono segnali concreti per dare speranza alla Calabria. Purtroppo questo governo regionale ha fallito nella missione di poter dare una speranza a questi giovani. Non a caso molti lasciano ancora la Calabria. Ci auguriamo che ci sia un cambio da parte della politica nazionale anche alle prossime elezioni regionali, che si possa affermare una nuova classe dirigente all'interno di questo territorio, perché affermandosi una nuova classe dirigente anche una speranza che si creano spazi per quei giovani che vogliono rimanere in Calabria, combattere per il futuro della Calabria, e noi siamo con loro a dover dare, come dire, una risposta che parta dal territorio.